Saluto ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Tanto qua cade tutto, abbiamo meno come al solito. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi Italia-Galles, dobbiamo prenderci per forza il primo posto perché comunque è una partita importante. Passare da prima è importante anche perché dobbiamo incontrare poi la seconda del girone C, che è tipo una tra Olanda, Ucraina e poi l'Austria, forse, se non sbaglio. Tanto tra poco inizierà la partita e ci vediamo dopo. Ragazzi, è iniziata Italia-Galles. Siamo dopo e speriamo bene, forse caso. Vestita! 1-0! All'esordio segna! Pessina! Di Verratti sul primo palo, ma è Pessina che anticipa tutti. Comunque stavamo giocando un po' in questa traiettoria, ecco, per ripetere. Comunque il Galles stava qualche volta pure attaccato, niente di che. Abbiamo creato anche un po' di occasioni con Chiesa, Belotti. È arrivato finalmente sto gol, bellissimo cross di Verratti, che veramente ragazzi è ritornato bello in forma Verratti, sembra che non lo senta per niente il dolore al ginocchio. Il gol, bellissimo gol di Pessina, primo gol all'esordio, guardate che gol. Bellissimo. Bellissimo, perché la tiene quasi distinto, non proprio l'interno piede, ma quello per la lanciata. 1-0. Ragazzi, è finito il primo tempo, 1-0 per l'Italia. Gol di Pessina, l'Italia comunque si stava giocando normalmente, cioè come ho detto prima, ma anche perché stiamo facendo tantissimo turnover perché non ci sono tutti, e quindi ecco ci sta che non giochiamo bene, però dai, benino stiamo giocando, abbiamo trovato pure il gol con Pessina, quindi buono. Pessina che gioca al posto di Barella, poi cioè segnano tutti in pratica, tutti i sostituti segnano. Vabbè, ci vediamo all'inizio del secondo tempo e forza Italia. Ragazzi, iniziati il secondo tempo, intanto è uscito Bonucci, che comunque giustamente doveva riposare, visto che ha giocato tre partite, è entrato Acerbi che comunque sì, un ottimo sostituto, ha giocato bene anche con la Svizzera, comunque niente, speriamo bene per questo secondo tempo e sempre forza Italia. Ragazzi, Galles in 10, espulso Ampadu per fallo su Bernardeschi. Brutto, sì, ci sta. Brutto sto fallo. Piede a martello sulla piede a martello, guarda, ma è rosso, comunque è giustissimo. Siamo pieni, rivedendo queste immagini, ci sembra corretta la valutazione del direttore di gara. Piede a martello proprio. Ampadu che mostra tutto il suo stupore. In realtà rosso giustissimo, dunque Galles in 10. Robert Page, ma ci sta la decisione del direttore di gara con Ampadu che è ancora a colloquio con l'arbitro. Ragazzi, è finita la partita, 1-0 per l'Italia che si qualifica da prima nel girone, e scopriremo l'avversaria domani nello scontro diretto tra Austria e Ucraina, che appunto sarà la seconda del girone C, che passerà e affronterà a noi che siamo passati da primi. Il Galles passa da secondo, la Svizzera forse passerà come una delle migliori terze, che ha vinto 3-1 con la Turchia, penso. Vabbè, intanto questi sono gli autogol e niente, vabbè ragazzi, ci vediamo il 26 giugno a Wembley, che affronteremo una tra Austria e Ucraina, e niente, ci vediamo alla prossima, e sempre prendiamo la bandierina, intanto, e sempre forza Italia. Ciao ragazzi.